Qui per comprare del pesce, immagino. Certamente sì, perché l'ho già preso. Ah, ecco. Perché l'hanno pulito. Cosa ha preso? Ho preso le sogliole, la cosa che c'è qui da noi. Ho preso le vongole. Vongole? Sì, da fare con spaghetti e sugo. Ma lei è di qui? No. In vacanza? Sono in vacanza e sono di Borgaro. Non lo prendo tanto spesso, ma oggi voglio provare un nuovo sugo, per cui mi sono fatto spiegare dalla signora come potermelo cucinare al meglio in maniera tale che poi mi riempia lo stomaco. Oggi cosa ha preso? I sardoni. Come li fa? Arrosto. Arrosto? Sì, sardoni arrosto. La morte loro? La morte di loro, sì. Prendiamo pesce fresco, tipo sardoncini e queste cose qui. Adesso avevo fretta e quindi ho preso quelli già fatti. Com'è andata come primo giorno di fermo pesca? Benissimo. Si può vedere che abbiamo quasi finito tutto il pesce. Diciamo che qualcosa è aumentato, però vabbè, diciamo non è esagerata. Da noi il costo del pesce non è mai esagerato. Il cambiamento è nel pesce azzurro, nei sardoncini che costano ancora molto, 10 euro il chilo non costano mai. Però pian piano dopo quello ritorna il prezzo, piano piano ritorna. Il pesce c'è, non c'è diciamo come quando c'è da noi aperto l'Adriatico, però si trova un po' di tutto. Il pesce c'è perché dal 3 settembre da Cattolica in Suri vanno in mare, hanno fermato 3 settimane prima, c'è un intervallo di 2 o 3 settimane che non c'è pesce in strada, che poi le sogliole, le nocche delle retine si trovano. Il fermo pesca non dovrebbe darle più fastidio di tanto. Oddio, o mangi le sogliole, anche perché hai visto i sardoncini cosa costano, 9 euro al chilo, insomma mi sembra un po' esagerato, però io non condivido questo fermo pesca così lungo nel mese di agosto e quindi, cioè, nel pieno dell'attività turistica, quell'altro pesce non è uguale al nostro. Ma noi siamo del posto, e ci adattiamo. E quindi comunque il fermo pesca a voi non vi preoccupa più di tanto? No, tanto si prende poi quello che c'è, non è che si va a cercare la roba fuori dal normale. La piccola pesca c'è, quindi insomma il pesce locale è assicurato. Pesca da ferma sì, ci sono le sogliole, ci sono le mazzoline, poi ci sono le vongole fresche, le cozze fresche, per cui si trova parecchie cose. Sul fronte dei prezzi c'è qualche variazione? Un pochino più alti, sì, un pochino più alti. Ma secondo noi è un po' i primi giorni, poi piano piano va anche un po' diminuendo. I prezzi come erano stamattina? Sono un po' altini, sì. Dopo magari si staziona. Sì, dopo se la prende un po' di meno. I prezzi, guardi, di solito fa la spesa mia moglie, io non sono molto ferrato, onesta. Io prendo e pago, e basta. Non mi interessa. L'importante è averne il piatto un po'. Esatto, sì, il prezzo, bene o male, non lo guardo, ecco.